Ciao a tutte ragazze! Allora, sono stata da Lidl, ho trovato delle cosine molto interessanti, quindi voglio condividerlo con voi. Questo video lo registro oggi, che è il 30 di ottobre, e dovrei riuscire a registrarlo, se non oggi, al massimo domani, perché sono offerte di questa settimana, quindi ci tengo a farvele vedere. Oggi è martedì 30 di ottobre, queste offerte valgono fino alla fine della settimana, fino a domenica. Quindi, a parte alcune cosine che ho preso da mangiare, ho preso dell'abbigliamento per Angelica e un profumo molto interessante di cui adesso vi parlerò. Comunque, partiamo con ordine. Allora, ho preso tre paia di leggings per Angelica. In realtà non sono proprio leggings, sono delle jeggings termici da bambina. Questi qui, vedete, che carini. Allora, praticamente, la taglia funziona in questo modo: c'è il 12-24 mesi, poi si fa il 2-4 e il 4-6. Il 2-4 è veramente molto molto lungo e anche molto largo come giro vita, giro cintura, diciamo. E quindi ho provato a aprire una confezione di 12-24, che è la taglia che della marca Loupiru Angelica porta ancora tuttora, è praticamente quasi perfetta, un po' lunghina forse, appena appena. E quindi aprendoli, adesso comunque ve li faccio vedere così vedete anche voi, aprendoli mi sono resa praticamente conto che lei mi deve ancora rimanere per un po' in questa taglia, perché poi mi sto devastando lo smalto per aprire qui. Vabbè, adesso lo rompo, tanto la confezione te la faccio vedere. Loupiru, c'è scritto Loupiru, jacket stretch da bambina, la comodità di un leggings e lo stile di un jeans, adatti per asciugatrice, interno felpato. Il 12-24 fa da 86 a 92 centimetri, stavo dicendo, da 86 a 92 centimetri, Angelica 87,5, l'ultima volta che siamo stati. Poi col pannolino, il governo del pannolino, vabbè, comunque vedete, cioè, questo è un 12-24, è enorme per un anno ed è giusto per un 24, anzi, adesso vabbè che non è su una vita alta, quindi bisogna considerare da qui in giù la gamba, però adesso poi calcolando anche che porta, cioè così sono belli portati senza risvolto e poi comunque sono giusti di vita, anzi, forse delle due anche un po' larghi. Una bella vita è questa. E poi dalla gamba, magari non saranno lunghissimi, ma così almeno facciamo meno di fare il risvoltino. E comunque, sì, effettivamente credo che siano perfetti. E poi portando gli scarponcini, li ho comprato un paio, non so se ve li ho fatti vedere, non mi ricordo se vi ho già fatto il video. Di Geox scamosciate, sapete quelle un po' alte alla caviglia? Queste, anche se risultano arrivare alla scarpa, non fa effetto pantalone corto. Naturalmente sono adatte all'asciugatrice, ma le asciugherò con il sintetico e non il cotone. Dopo vado subito a lavarglieli perché adesso si sta rompendo la stagione. Qui c'è stata una bomba d'acqua micidiale ieri, c'è stato del maltempo l'altro ieri, addirittura c'erano le scuole chiuse qui in Emilia Romagna. In certi posti, quindi sì, sta arrivando il freddo e il pantalone felpato adesso insomma le servirà. Sì, si stringerà sicuramente un pochettino a lavarlo, quindi lo laverò in acqua fredda e lo asciugherò a bassa temperatura. Infatti dice lavare a 40 gradi, può andare in asciugatrice con c'è un pallino che indica appunto la temperatura non troppo calda. E quindi questi sono neri. Stile jeans, vedete? Ecco, così si riesce a percepire qualcosa. Mi dispiace, a proposito, vi volevo dire che poi, cioè, si vede perfettamente bene con le riprese da questo cellulare. Poi, quando vado a trasformarlo con il mio programma di editing, perde moltissimo in risoluzione. Adesso vedrò cosa posso fare per risolvere questo problema. Quindi, questi qui sono neri, come vi dicevo, all'interno sono felpati. Sono stile jeans con i finti taschini qua davanti e con le vere taschine qui di dietro e quindi costano questi 4,99 euro, quindi meno di così, anche se dovesse portarli poco che gli diventano piccoli, sono meno di un prezzo così. E questi sono neri. Adesso li giro già perché ho intenzione di lavarli a rovescio
perché sennò all'interno perdono quel pelusso che poi, cioè, quando li indossa, poi non mi piace. Poi ho preso sempre stessa cosa, 12-24, blu, sono la stessa cosa, stessa taglia, stesso tutto, cambia solo il colore e sono blu. Anche questo jeans, questi mi, sì, anche questi, vedete, più o meno si equivalgono, anche questi 4,99 euro. Poi sempre della stessa linea, sempre pantaloni termici, ho preso questi qui rosa. Questi sono un po' diversi, che non è proprio un rosa, è tra il rosa e il salmone. Vedete, questi sono sempre la stessa cosa, però qui hanno le cernierine. Adesso vi faccio vedere anche questo, sempre la stessa taglia, sempre a 4,99. Vedete che carini questi, vedete, poi vengono molto, quindi anche se sono, perché non avendo dentro da regolare e non avendo neanche cerniere, bottoni, cioè questi li devono andare perfetti, se no li perde. E comunque vedete, cioè, sì, Angelica, una vita così le va bene, però l'elastico è molto morbido, che il pantalone è morbido, quindi anche se l'estate il lato comunque non costringe, non stringe. Anche questo è uguale, taschine dietro, qui davanti non ha le taschine, però c'ha queste due zip. Poi, dato che questo qui è un colorino, a mio avviso, questi mi sembrano un pelo più lunghi, aspettate che li misuriamo. No, no, forse sono uguali. Vi stavo dicendo, dato che questo qui è un colorino un po' strano da abbinare, perché non è né rosa, questi hanno la vita leggermente più bassa, quelli rosa, e come lunghezza, no, sono più corti, oh, sono un centimetro più corto. Vabbè, sono un pochino più difficili da abbinare. In abbinamento ho preso queste due magliette, vedete? Che sono, ci stanno, perché sono panna con questo disegno di questo colore, questa è grigia con anche qui, vedete, degli inserti rosa come il pantalone. Adesso ve li faccio vedere aperti. Quindi, tre paio di pantaloni a 4,99 e poi le magliette costano, le magliette 4,99 anche quelle. Aspettate un attimo, maglia. Qua c'è scritto maglia 12-24 mesi nello scontrino, 4,99. Invece qua c'è scritto 2-4 anni. Mi sa che probabilmente quando hanno registrato la cassa. Non lo so. Comunque, questa l'ho presa proprio grande. Vediamo un attimo, senza rompere la confezione, non vorrei che fosse troppo enorme. Ma nelle magliette ho visto che comunque posso azzardare a prendere un pochino di più come misura. Sono molto scollate. Sì, forse un po' grandine, ma comunque le mettiamo sempre queste qui. Allora, queste sono un, sì, non è grandissima, 2-4 anni, questo coso attaccato, non si riesce a vedere niente. Ah, così, 2-4 anni. Panna con dei puntini grigi e la scritta, vedete, del colore di questa, quindi ci sta bene. La stavo solo notando che mi sembra solo un pochettino scollatina. Comunque questa è proprio di cotone, poi dopo vedremo, insomma. E questa invece è, anche questa ci sta bene, è grigia con il disegno della paperina. Adesso comunque la laviamo anche questa, così vediamo, è carina, ci sta bene con il rosa, sì, con il suo abbinamento ci sta bene, anche questa è un po' scollatina, comunque vediamo, non è esagerata, 2-4 anni, forse le maniche un po' lunghine, insomma, adesso sì, forse le maniche un po' lunghe, ma si può tranquillamente fare un risvoltino, perché all'interno il tessuto, vedete, è identico e anche con il risvoltino è carina. Poi ho preso i soliti pannolini mutandina, che mi trovo, continuo a trovare benissimo. E questi qua della Lupilù, la taglia 5, perché adesso siamo in fase di spannolinamento, un pezzo è che siamo in fase di spannolinamento, ma la bambina non è ancora pronta, me l'hanno detto all'asilo. Dice quando fa pupù,
E quando la fa, che vuole essere cambiata, ma non sempre, solo la mattina appena sveglia dice che ha pipì, insomma adesso... Ah ragazzi, vi stavo dicendo ragazzi, se c'è qualche libro che mi volete consigliare, che vi ha aiutato con i vostri bambini ad aiutarli a fare pipì e pupù nel vasino, mi hanno detto un'amica in particolare, quello per esempio di Topotip, però io ho cercato un po' da Bimbo Store, che c'è un gran reparto di bimbi, ma, di bimbi, di libri, ma non ho trovato niente. E a questo punto pensavo di acquistarlo, ordinarlo in cartoleria da qualche parte, quindi se c'è qualche libro in particolare che vi ha aiutato e vi è piaciuto, fatemelo sapere. Vi stavo dicendo, utilizzo sempre spesso questi pannolini qui e mi trovo bene, insomma, alterno questi alla mutandina degli Aggies o alla mutandina dei Pampers. All'interno del mio Lidl ho scoperto che ci sono in vendita quattro profumi che corrispondono a quattro profumi famosi. Praticamente sono le copie, i dupes, chiamiamoli, di profumi molto famosi. Se vi interessa sapere quali, scrivetemelo qua sotto, che vi realizzerò un video dove ve lo svelo, ve lo faccio sapere. Ne esistono tanti altri, sempre vendite da Lidl, ma al momento nel mio Lidl ci sono solo questi quattro. Speriamo che arrivino presto delle edizioni limitate. Che a volte fanno tipo in occasione, non so, della festa della donna, in certe ricorrenze, speriamo che ne arrivino presto altri perché sono molto validi. Allora, io ho comprato questo Aura Jolie by Sadly, Le Parfum for Woman. Questo sarebbe il dupe di il profumo di Lancôme, La Vie è Belle. Adesso se riesco da qualche parte qui vi faccio vedere il disegnino, diciamo, la foto di questo profumo, ma sicuramente l'avrete visto per TV, che c'è questa famosa pubblicità con Julia Roberts, e il profumo in questione è questo. Una volta aperta quella lì, la sua scatolina, questo è rosa, vedete c'è scritto Aura Jolie by Sadly, ha questa forma che leggermente un po' ricorda l'originale. Si toglie questo trappino, si spruzza. Ha uno spruzzo anche molto molto vaporizzato, molto fine, non bagna anche se state vicino. Il profumo è veramente buono. Adesso lo dovete fare, io vi consiglio ragazzi, se lo volete prendere e annusare, vedere se vi piace, appena arrivate da Lidl lo spruzzate sui polsi in giro, poi fate un po' da spesa, lo fate passare, o almeno fate passare quei 5 minuti, e poi lo andate a annusare per bene, perché cambia molto, essendo comunque un profumo che all'interno ha dell'alcol, deve svanire un po', la nota, diciamo, forte, come posso chiamare, la nota alcolica, diciamo, per poi sentire in effetti l'odore. A me è molto buono, è un profumo molto dolce, non mi ricorda nessun fiore in particolare, però se vi piacciono i profumi dolci, questo fa per voi. Non è agrumato, quindi vi deve proprio piacere il profumo talcato. È molto molto simile, quasi uguale a La Vie è Belle. Costa solamente 4,99 euro. Come vi dicevo, ci sono da Lidl altre tre fragranze, e se siete curiosi di sapere a che dupes corrispondono, o vi interessa un video dove io vi spiego almeno quelli di Lidl, perché poi ce ne sono molti anche da Tigotà, anche i dupes corrispondenti dei Tesori d'Oriente, insomma, vari altri profumi, altri. Se vi interessa un video di questo genere, siete anche voi appassionati di profumi, fatemelo sapere. Comunque, non vi ho detto ragazzi, questa è una confezione da 50 ml, quindi c'è la possibilità quindi di risparmiare parecchio, perché non ricordo di preciso cosa costi il profumo La Vie Belle di Lancôme, se lo trovo da qualche parte ve lo scrivo qui, e questo comunque l'ho pagato solamente 4,99 euro per 50 ml. Poi un eau de parfum, non è un eau de toilette, quindi è molto 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 conveniente. Quindi se vi interessa ve lo faccio rivedere, andate a comprarlo. Mi raccomando, spolliciate se vi è piaciuto il video, scrivetemi qua nei commentini quello che vi interessa, insomma sapere, se vi interessa sapere le corrispondenze degli altri profumini che ci sono da Lidl. E se vi è piaciuto, come vi ho detto, il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i futuri video.
Niente ragazze, questo è tutto. Il video è già durato abbastanza e spero di scovare presto altri dupes da consigliarvi e aspetto tanti vostri commentini. Un bacio a tutte, alla prossima!